I volontari dell'associazione Will Clown Pescara promuovono la clownterapia per alleviare la sofferenza in contesti di disagio. I clown dottori operano portando il sorriso soprattutto ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Il progetto Un ospedale a colori è un progetto che è durato un anno, è un progetto con il Comune di Pescara, in coprogettazione col Comune di Pescara, e ha riguardato l'intervento dei clown dottori in diversi reparti dell'ospedale, pediatria, oculistica pediatrica, trapianti del midollo, vaccini anche, dove i bambini vanno a fare i vaccini, per cercare di alleviare il loro momento di dolore, di tristezza o di paura e stare anche un po' vicino ai genitori. Il progetto Un ospedale a colori era costituito da Will Clown e dall'AGE Pescara, quindi due associazioni che insieme si sono messe, insieme al Comune che ci ha sostenuto, per far vivere momenti diversi, per portare un sorriso, l'allegria, un sostegno, una mano da stringere a persone che stanno vivendo dei momenti particolari, con l'aiuto e il contributo di tutti i nostri clown dottori che svolgono questa attività gratuitamente. Nell'ambito del progetto Un ospedale a colori è stata prevista anche l'attivazione del Taxi Clown, un'automobile ricevuta in donazione è stata trasformata, colorata e riempita di buffi oggetti proprio come un allegro clown dottore. Il ricovero in ospedale è sempre traumatico, figuriamoci per un bambino. E allora questa idea ci è venuta così. Raccogliendo le testimonianze della famiglia, delle famiglie, raccogliendo quello e l'amore e l'affetto che le famiglie ci hanno dimostrato. Questo taxi è colorato, quindi i colori è allegro, il bambino quando lo vede ride, sorride e ride indipendentemente da quello che le passa nella testa. Abbiamo visto quando siamo andati a ritirare all'uscita di alcune scuole, quando ci hanno visto passare i bambini sono rimasti tutti molto sorpresi, per cui una piccola luce quando il bambino deve affrontare il ricovero in ospedale e un rientro allegro a casa quando invece viene dimesso.